La battaglia di Azio, combattuta il 2 settembre del 31 a.C. tra la flotta romana di Ottaviano e quella di Antonio e Cleopatra, fu una svolta epocale che pose fine alla Repubblica e sancì la nascita dell'impero, grazie alla vittoria di Ottaviano. Con essa terminarono anche le guerre civili, che avevano insanguinato Roma negli ultimi 50 anni, e iniziò un periodo di relativa pace interna che Ottaviano Augusto celebrò nella sua propaganda una volta rimasto solo al potere. Nel 31 a.C. i due ex triumviri si erano spartiti i domini romani, con Ottaviano che governava l'Italia e l'Occidente, mentre Marco Antonio governava le province orientali. Il condottiero era divenuto amante di Cleopatra, la regina d'Egitto già legata a Cesare, e aveva posto la sua sede ad Alessandria, dove regnava come un monarca ellenistico. La propaganda di Ottaviano lo dipingeva come un individuo dissoluto che viveva nel lusso, schiavo della regina egiziana le cui mire espansionistiche minacciavano la stessa Roma. Lo scrittore greco Plutarco nel II secolo d.C. descriveva così il legame tra i due personaggi. Cleopatra non lasciava mai Antonio, condivideva con lui ogni gioco, ogni divertimento e ogni piacere. Perfino di notte si travestivano da servi e andavano per le case a beffarsi degli abitanti per divertirsi. La situazione precipitò quando Antonio fece testamento lasciando i suoi domini ai figli avuti con Cleopatra, ripudiando la legittima moglie Ottavia, sorella di Ottaviano. Quest'ultimo rese pubblico il testamento e alimentò una campagna d'odio contro il rivale, presentandolo all'opinione pubblica di Roma come una pericolosa minaccia. Il Senato fu indotto a dichiarare guerra all'Egitto, per mascherare la guerra civile come un conflitto contro una potenza straniera, mentre Antonio fu dichiarato nemico dello Stato. Lui e Cleopatra decisero di contrattaccare, portando la loro flotta verso l'Italia, quando il maltempo li costrinse a ripiegare verso Azio, promontorio della Grecia. La flotta di Ottaviano era comandata da Vipsanio Agrippa, condottiero di grande esperienza che aveva già combattuto nella guerra di Perugia e che ad Azio fu l'artefice della vittoria. Quando le due flotte furono l'una di fronte all'altra, nelle acque greche, Cleopatra diede inspiegabilmente ordine alle sue navi di tornare indietro, seguita da Antonio che si mostrò indeciso. Ottaviano ordinò di scagliare frecce infuocate sulle navi nemiche, e migliaia di soldati romani morirono, in quella che fu una spaventosa carneficina. I due amanti si rifugiarono in Egitto, da dove iniziarono trattative per la resa ad Ottaviano che tuttavia non approdarono a nulla. Un anno dopo la battaglia di Azio, nel 30 a.C., Ottaviano si impadronì di Alessandria e Antonio scelse la via del suicidio, imitato pochi giorni dopo anche da Cleopatra, che in base alle fonti antiche si fece mordere da un aspide, un serpente velenoso. La morte della regina egiziana fu accolta a Roma con grande sollievo, come la fine di una minaccia incombente, e il poeta latino Orazio la celebrò in un'ode famosa, pur tributandole un omaggio per il coraggio dimostrato. Però lei nobilmente cercò la morte, e della spada non ebbe la paura che hanno le donne. Con volto sereno osò tenere in mano i serpenti feroci e accogliere nel suo corpo il nero veleno. Con la sconfitta di Antonio, Ottaviano rimase il solo padrone di Roma e negli anni seguenti consolidò il suo potere creando di fatto il Principato, pur mantenendo intatte le strutture della Repubblica. La battaglia di Azio segnò dunque la fine di un'epoca, conoscendo una vasta eco anche nei secoli successivi, specie per le circostanze drammatiche in cui trovarono la morte i due protagonisti. La loro vicenda ispirerà tanti scrittori moderni, tra cui William Shakespeare che dedicherà loro il dramma Antonio e Cleopatra che si chiude proprio col suicidio della regina, dopo la sconfitta subita sul mare. Cleopatra è protagonista anche della tragedia omonima di Vittorio Alfieri, nel 700, che in seguito sarà disconosciuta dal suo autore. La vittoria di Azio ebbe un forte impatto emotivo sull'opinione pubblica di Roma, e Augusto per celebrarla ampliò il santuario di Apollo a Nicopoli e indisse le feste aziache, che divennero tra le più importanti feste panelleniche. Augusto dopo Azio diede ordine di chiudere per sempre le porte del Tempio di Giano, che venivano aperte in caso di guerra,
a simboleggiare in modo solenne la fine di tutte le guerre civili che avevano insanguinato Roma.